vent'anni della scuola di scienze motorie, è un periodo molto lungo, è stato un periodo di crescita continua e abbiamo deciso di celebrare questa data con una serie di incontri a tema scientifico, ne avremo altri fino alla fine dell'anno e oggi abbiamo deciso che meritasse una riflessione specifica tutta la tematica della sociologia che è dietro allo sport e all'attività motoria. È stata una giornata molto interessante, ha messo in evidenza quale sia l'importanza dello sport nella sociologia e della sociologia nello sport. Si sono confrontati degli studiosi di livello internazionale che la collega Ivana Matteucci è stata in grado di attrarre, di far venire qui a Urbino, quindi la ringrazio molto per il livello elevato che è riuscita a dare a questa giornata di studi. Spero che non sia l'ultima a interessarsi di aspetti della comunicazione nello sport, perché è un tema veramente molto interessante. Stiamo anche ragionando in Ateneo sulla possibilità di rendere ancora più vivace il nostro impegno nel settore della comunicazione dello sport, del management dello sport, della normativa e della giurisprudenza in ambito sportivo. Non c'entrano nulla con la sociologia dello sport, ma sottolineano come l'attività motoria, lo sport, l'attività fisica siano centrali nella nostra vita. Sono molto contenta e orgogliosa di questo invito, quindi ringrazio veramente di aver scelto me. E nella mia carriera diciamo che ho vinto molte medaglie, ho raggiunto molti traguardi. Quello più di cui ne vado fiera ovviamente sono le Olimpiadi dell'anno scorso a Tokyo, perché comunque era una gara in cui sognavo un po' da tutta la vita, però ho fatto vedere il bello di stare in una competizione del genere, tenere testa comunque a delle ginnaste a livello mondiale e quindi portare più in alto possibile la bandiera italiana. Prima di tutto un ringraziamento all'università per aver ricordato anche il CONI e aver anche invitato il CONI per celebrare questi 20 anni della Scuola di Scienze Motorie. Oggi lo sport è sempre più trasversale, pertanto quando si parla di turismo si parla di sport, quando si parla di salute si parla di sport, quando si parla di scuola si parla di sport e potrei andare avanti all'infinito. Essere qui e concludere questa splendida giornata con un convegno proprio dedicato a noi con atleti di livello mondiale mi fa estremamente piacere. Dispiace che alcuni atleti, un paio di atleti non saranno presenti, ma da una parte sono anche felice come presidente del CONI perché non sono assenti non per volontà loro, ma perché le loro federazioni li hanno convocati per uno stage della nazionale, pertanto se sono andati in nazionale devo dire che sono felicissimo perché attesta ancora una volta il valore di questi atleti. Questa giornata è stata veramente splendida, adesso non saprei usare un altro aggettivo per definirla, perché è stata veramente un'occasione per affermare lo sport e il suo carattere interdisciplinare. Abbiamo avuto all'interno dei lavori del convegno esperti provenienti dalle università francesi che ci hanno raccontato la loro esperienza ed esperti provenienti da diverse università italiane e anche dall'Università di Urbino. Ognuno di loro ha fornito il suo contributo, ma soprattutto è stata l'occasione per scambiarci delle idee, dei progetti per il futuro. E diciamo che ci siamo raccordati molto bene e che quindi i lavori fervono e soprattutto ci saranno tante altre occasioni e tante altre possibilità per imbastire un tessuto importante che sostenga lo sport e l'attività fisica come è giusto che sia. Devo dire il bilancio è sicuramente estremamente positivo, io mi auguro e so che ci saranno altre occasioni, altre giornate dedicate proprio allo sport e all'attività fisica perché appunto celebriamo questa ricorrenza dei 20 anni della Scuola di Scienze Motorie dell'Università di Urbino Carlo Bo. Io mi sento quindi di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e tutti coloro che hanno fornito un contributo per la realizzazione di questa splendida giornata.